Buonasera e bentornati a questa rubrica di Cinema e Cultura curata dall'ACFF e dall'Associazione Culturale L'Altra Italia. Mi chiamo Giuseppe Cafiso e sono qui per parlarvi nuovamente della sezione giovani dell'ACFF, che coinvolge gli studenti delle scuole di Toronto e York Region nelle proiezioni di film in lingua italiana, francese, portoghese e anche altre lingue. L'edizione del prossimo Youth Festival si terrà tra il 6 e il 12 aprile 2019 e dopo il grande successo dell'anno scorso contiamo di incrementare ancora di più la qualità e diversità dei film. Important to us that you will be our jury. Come avete visto, questo festival coinvolge gli studenti di Toronto e York Region non solo in interessanti proiezioni cinematografiche, ma anche in specifiche lezioni di cinema. Questa è una perfetta occasione per approfondire la propria conoscenza dell'arte del cinema ed imparare divertendosi. Vorrei oggi presentarvi due dei film che sono già stati selezionati. Il primo è il vincitore dell'edizione precedente del festival, Leo da Vinci, Missione Mona Lisa, diretto da Sergio Manfio. È un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di scoperte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno, riuscire a volare. Artista, inventore, genio, ma prima di tutto un ragazzo che si diverte con i suoi amici. E adesso si vola! Sì, Leo, ce l'abbiamo fatta! Oh, quasi fatta! E poi c'è anche lei. Hai intenzione di dire qualcosa? Le hai chiesto almeno il suo nome? Perché? La volevo solo come modella. Mi pare si chiami Lisa. Insieme a lui in questa avventura vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui Leo è innamorato, senza ancora saperlo. E poi ci sono i cattivi, che non esitano a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo. Recuperare un tesoro sotto le acque del mare vicino all'isola di Monte Cristo, servendosi di una delle invenzioni di Leonardo. Un film appassionante e divertente, che però nel profondo dà una lezione che non conosce età. Non smettere mai di inseguire i propri sogni, perfino quando sembrano impossibili. E sperimentare sempre, sfidando i propri limiti. Purtroppo un brutto giorno... C'è del fumo! Ma lì c'è casa mia! Aspetta, Lisa! Dobbiamo aiutarla in qualche modo. Leo incontra un cantastorie. Nessuno lo vive, provate a cercare. Ora si trova nel fondo del mare. Tra l'isola d'Elba e le isole attorno c'è un grande tesoro. A tutti buongiorno. Andiamo a cercare il tesoro. Il tesoro però interessa anche ad altri. Carica i cannoni, killer! Catturate Leo! Volo! Sì, ce l'ho fatta! Il secondo film di cui vi parlo stasera è stato selezionato come miglior film in lingua francese nella scorsa edizione del Youth Film Festival. Il film si intitola La leggenda Sarila, la leggenda di Sarila. Il film animato tratta di un clan di Inuit nel nord canadese che sta attraversando un periodo difficile e neanche lo shaman del clan riesce a trovare una soluzione. Tre giovani decidono di intraprendere un viaggio pericoloso per trovare la terra di Sarila, dove il cibo abbonda, e benché sono ostacolati dallo shaman, riescono a aiutare il proprio clan. Pour sauver leur clan. Jusqu'au bout du monde. Allons, trois courageux chasseurs et un Inuit vont entreprendre un incroyable voyage. Je suis la déesse Sedna. Tu es celui que j'attendais. Il ne réalise pas une seule seconde à quel point ce voyage va lui être pénible. Que se passe-t-il? Un jour,
Tu deviendras un grand chaman. Découvrez la magie. Le danger. Attention ! Attrape ma main ! La beauté. L'aventure. Si tu crois que Senna peut te protéger, nous allons en finir une fois pour toutes. La légende de Sarilla. L'ICFF Youth offre a tutti gli studenti l'opportunità di vivere una grande esperienza educazionale, portandoli a contatto con il meglio del cinema internazionale per ragazzi. Se siete interessati a partecipare a questo festival, che vi ricordo si terrà dal 6 al 12 aprile a Toronto, Vaughan e Richmond Hill, potete andare sul sito dell'ICFF o contattarci tramite email a oraqui@cinradio.com. Vi aspetto al festival e vi auguro un buon proseguimento di serata. Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Ma ci arriverà mai? In mezzo alle loro montagne, la gente del paese credeva di essere al sicuro. E invece? Buonasera a tutti. Il film La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi, con Toni Servillo e Alessio Boni, è tratto da un romanzo scritto dallo stesso Donato Carrisi alla sua opera prima come regista. Questo thriller avvincente è la storia di una scomparsa di una ragazza di 16 anni, Anna Lu, in un paese, a Vechot, situato tra le montagne dell'Alto Adige. Anna Lu è alta 1,60 m, ha lunghi capelli rossi. Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai. Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi. Perché è il male, il vero motore di un racconto. Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro. L'ha fatto, non è vero? Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare. Il film, programmato per il 17 gennaio sugli schermi del Colossus a Vaughan e il 25 gennaio al TIFF Bell Lightbox, porta al pubblico di L'Altra Italia una trama e un'ambientazione che ricordano il thriller scandinavo. Qui, in questo thriller, non si salva nessuno, è bene dirlo subito. In questa fiaba nerissima, intrisa di cinismo, non c'è personaggio che non riveli un lato sinistro o comunque negativo. Non c'è istituzione che non esca con le ossa rotte o la reputazione infangata. Non c'è circostanza che non celi un risvolto oscuro o ingannevole. La detective story viene lentamente sopraffatta dal noir esistenziale e il thriller si sgretola in meditazione sul male come motore del racconto. Ad Aveshot, piccolo paese di montagna, rannicchiato in una valle cieca, un microcosmo che fin troppo chiaramente un non luogo, qui regna il sospetto. Sei di queste parti, vero? Si vede così tanto? Vanno e vengono da Vechot, ormai è un continuo. Mio capo però è contento di tutta questa invasione. Tutta colpa della TV. Se ne andranno presto, vedrà. Ah, speriamo. Con te? È lui? È lui?
La ragazza nella nebbia ci porta Antoni Servillo in un'interpretazione impeccabile dell'ispettore di polizia, che si muove come il protagonista assoluto di una pièce in cui non è importante la ricerca della verità e della giustizia, ma piuttosto la spettacolarizzazione della caccia al mostro. Mentre Alessio Boni fa la parte del professore di liceo ambiguo quanto basta per diventare il sospettato perfetto. In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro? Non eravate preparati a convivere con l'incertezza? Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori? Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. Tutto ha un senso, anche il male. Ambizione, vanità ed egoismo muovono le azioni dei protagonisti e scandiscono il ritmo di una storia che in superficie racconta un caso poliziesco, ma in profondità indaga le debolezze e i lati più oscuri e inconfessabili della natura umana. Un film da vedere, almeno per la pura gioia di sentire il brivido della paura. A presto, al cinema e buona serata.